benvenuti alla nuova lezione del nostro corso di tarocchi della Spirit Academy. Io sono Roberto Lombardini, altre volte mi sono dimenticato di ricordarvelo, però forse esce anche scritto qui sotto da qualche parte, quindi va bene. Benvenuti. Stiamo pian pianino percorrendo quelle che sono i vari arcani, i loro significati e le loro interpretazioni. E siamo arrivati alla carta numero 2, che è la carta della papessa. Ora, questa, lo premetto subito, è una carta davvero, davvero affascinante. È una carta, almeno a mio parere, è la più spirituale di tutte le carte che andremo a incontrare. In effetti, la papessa rappresenta la sacerdotessa, sacerdotessa di Iside, la Giunone, la moglie di Zeus. E questo concetto, se vogliamo, attraverso Giunone, che era la dea della maternità per i romani, che era un po' Era per i greci, e in un certo senso anche Iside per gli egiziani, in questo caso però non è una maternità fisica, perché stiamo parlando di una sacerdotessa e quindi di spiritualità, ma stiamo parlando di una maternità spirituale, cioè questa cura, questa benevolenza verso le altre persone. Cominciamo ad analizzare intanto il nostro arcano. È rappresentata la papessa da una donna seduta. Questa volta, contrariamente a quanto avevamo col bagatto che era all'esterno, è chiaramente all'interno, quindi in un luogo chiuso, seduta appunto su un trono e riccamente vestita. Andremo poi a guardare anche alcune caratteristiche del suo abbigliamento. In grembo, in una mano, regge un foglio o un libro. In alcune rappresentazioni su questo libro ci sono anche alcune scritte. Non è così importante quello che c'è scritto rispetto al significato. La papessa, generalmente, contrariamente al bagatto, ci guarda negli occhi e non guarda quello che c'è sul libro, perché la conoscenza che lei ha e possiede, perché la tiene in mano, è già sua. Non ha bisogno di leggerla per comunicarcela. Questo è il concetto della spiritualità acquisita, della sapienza acquisita, ma della sapienza relativa allo spirito. Non è una sapienza nozionistica quella che rappresenta la nostra papessa, la nostra sacerdotessa. Ancora in molte interpretazioni, in molte anche grafiche, è legata alla luna, anche qui altro principio femminile, altro principio magico e spirituale. Ancora, vestita da un manto ricco, ha una sorta di corona e un velo. In alcune interpretazioni addirittura questo velo le copre anche il volto. Perché? Perché non è una donna che si rivela, non è una donna sensuale o legata a un aspetto femminile, come, non so, legato a un aspetto sessuale, ecco, in pratica. No, è una donna angelicata, come usando un'espressione tipica della nostra letteratura del Rinascimento, perché appunto non ha una parte così fisica, è molto spirituale, l'abbiamo detto come carta. Stavo dicendo che appunto viene velata in alcune, addirittura col viso velato in alcune rappresentazioni, proprio perché rappresenta il fatto che non tutti sono capaci di vederla, non tutti hanno la possibilità di arrivare fino a lei, perché è anche un'idea di percorso iniziatico, nel quale bisogna possedere la conoscenza, ma bisogna anche avere l'umiltà di fare questo percorso e talvolta di non farsi neanche vedere, proprio come la sacerdotessa che vela il suo viso, perché non è importante che
che lei venga conosciuta, è importante ciò che fa. E quindi questo è il concetto. La corona che lei regge è interessante perché ha tre livelli. Anche qui in alcune interpretazioni abbiamo alcuni elementi su questa corona, in alcuni casi addirittura c'è una croce. Sta di fatto che questi tre elementi o questi tre cerchi di corone che ci sono appunto su questa sorta di copricapo molto simile alla corona papale, come fattura, rappresentano tantissime cose, rappresentano i tre livelli, rappresentano i tre stadi della donna, la fanciulla, la madre e poi alla fine la donna anziana. Naturalmente questo è un concetto, se vogliamo, anche un po' antico come idea, però insomma era nella natura della biologica quasi della nostra esistenza, insomma si nasce, ci si riproduce, poi si diventa vecchi e si lascia di nuovo questo mondo. Ancora alle spalle della papessa, o sul trono o subito dietro, di solito c'è un velo. Anche questo velo rappresenta il concetto di conoscenze nascoste, conoscenze velate ai più e conoscenze che sono difficili da raggiungere, dove per raggiungerle ci vuole appunto tutto il percorso che stiamo facendo. Generalmente questo velo, nella maggior parte delle rappresentazioni, è sorretto da due colonne che stanno una a destra e una a sinistra della nostra figura. In altre rappresentazioni queste colonne sono visibili e ben rappresentate e in alcune addirittura di queste colonne di mazzi di tarocchi queste colonne hanno proprio delle lettere incise, una J e una B, che stanno per Yakin e Boaz, che sono appunto le due colonne famosissime del Tempio di Salomone e appunto rappresentano la dualità, colonne assolutamente famose perché in tutti i templi ancora oggi delle obbedienze massoniche sono presenti e quindi c'è tutto questo concetto di conoscenza esoterica legata a questa carta, legata alla figura della papessa. Andando avanti, anche l'idea delle due colonne, appunto, come dicevo prima, che già era presente nel concetto delle due colonne del Tempio di Salomone, rappresenta la dualità del mondo. E quindi il bene e il male, il bianco e il nero, la spiritualità e la materialità, insomma, il concetto che questo mondo esiste all'interno della sua realtà con due facce come una moneta. E quindi anche qui il concetto molto simile a quello dello yin e dello yang nel Tao cinese, eccetera, eccetera. L'arcano della papessa è un arcano di buon auspicio. Rappresenta la saggezza, la verità, la parola e indica anche qualcosa legato allo scritto, perché la papessa regge un libro e ce l'ha aperto. Quindi spesso possa essere interpretato anche come una persona che magari lavora nella stampa o nella comunicazione, oppure può rappresentare anche una comunicazione scritta, una lettera che deve arrivare, oppure in alcuni casi anche proprio il libro stesso che può arrivare, oppure una comunicazione come potrebbe essere adesso anche più immateriale, leghiamola benissimo a una mail, a un messaggio, a qualcosa comunque di scritto, che poi possa arrivarci oramai in modi vari ed eventuali, perché abbiamo moltissime possibilità di essere contattati da scritti anche immateriali e non solo materiali come si erano rappresentati un tempo. La figura della papessa è legata storicamente alla figura di quella che dovrebbe essere stata, dico dovrebbe perché si ipotizza, l'unica vera papessa che sia mai stata eletta, che appunto facendosi credere uomo riuscì a salire al soglio papale. Ora, la vicenda è avvolta da tutta una serie di misteri e tutta una serie di controversie, per cui non sappiamo effettivamente se questa papessa sia realmente esistita. Sta di fatto che è
nell'iconografia dei tarocchi, che come avrete capito è comunque legata alla radice culturale europea della religione cattolica, perché chiaramente in questo alveo si muoveva, l'abbiamo detto nelle parti storiche, probabilmente sono stati portati in Europa dai Cavalieri Templari, e i Cavalieri Templari erano cristiani. Quindi hanno interpretato e hanno realizzato queste immagini con degli archetipi che erano propri della loro conoscenza. E quindi la figura di una sacerdotessa o di una donna legata alla spiritualità, ma non una donna, come si potrebbe dire, in tono minore, è stata legata proprio a questa idea della papessa, perché sarebbe la figura massima femminile della nostra religione, talmente alta che in teoria non esiste neanche, perché il Papa può essere solo uomo. E quindi è abbastanza originale pensare che si è voluto rappresentare una cosa che tecnicamente non è possibile, per però riuscire a interpretare quello che è un concetto che in realtà esiste da tantissimo tempo, perché l'idea della grande madre è un'idea che esiste fin dalla preistoria. Pensiamo appunto a tutte le rappresentazioni della Dea Madre, di quelle famose divinità, di quelle veneri di terracotta o comunque intagliate nell'osso, che venivano fatte addirittura dai popoli primitivi, che in segno di abbondanza erano rappresentate molto grasse, proprio perché al tempo essere grassi rappresentava davvero una grandissima fortuna, non come oggi che è un problema magari fisico. Allora, in effetti, non c'erano supermercati e la cena era difficile il pranzo e la cena erano difficili da far quagliare insieme, quindi una persona che era appunto sovrappeso, era una persona ricca, perché voleva dire che poteva mangiare, aveva mangiato in abbondanza, tanto da poter accumulare grasso, cosa che normalmente non potevano fare. E quindi era una sorta di grande auspicio, e in particolare in una donna che era legata al concetto della riproduzione, perché quello era il mistero che veniva rappresentato, cioè la nascita dei nuovi esseri era legata alla donna, alla femmina. Per cui questa idea di grande madre che porta avanti il fardello, perché chiaramente la maternità è nella maggior parte in capo alla donna, e porta avanti la riproduzione della specie, perché cresce nel proprio grembo i futuri esseri umani. Tutti noi siamo nati da una madre, e chiaramente l'auspicio era che queste donne potessero portare a termine questa gravidanza, e quindi l'idea appunto del fatto che avessero cibo a sufficienza e potessero crescere in grembo i loro bambini. Ecco, tutto questo concetto di maternità e di grande madre, ma non nel senso fisico, nel senso spirituale, lo troviamo all'interno di questa carta. E quindi anche qui abbiamo l'idea della benevolenza, l'idea anche della tenerezza che ci può essere. Quindi una delle interpretazioni può essere benissimo questa, e nello stesso tempo l'idea comunque di una conoscenza che va oltre la materialità, una conoscenza che è profonda, antichissima, proprio come la Grande Madre. Mi piace citare un papa che davvero mi ha colpito moltissimo, che fu il papa Albino Luciani. Ero molto piccolo, ma quell'uomo in soli 33 giorni di pontificato riuscì a dire che Dio è anche madre. È un'idea che nessun altro papa, né prima né dopo, è riuscito a dire, e trovo che sia davvero molto molto interessante. E quindi abbiamo fatto questo lungo excursus sulla figura della papessa, che devo dire è
affascinante e nello stesso tempo enigmatica, perché appunto con questa sua alterigia, con questo suo addirittura velo in alcuni tarocchi che le copre il viso, rappresenta un po' ciò che vogliamo cercare, ciò che stiamo cercando mano a mano facendo questo percorso lungo la strada che ci stanno indicando i tarocchi. Bene, spero vi sia piaciuta anche questa chiacchierata che abbiamo fatto sulla papessa. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, in modo da poter essere avvisati per i prossimi video. Un caro saluto e alla prossima. Ciao!